Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Intanto buon anno a tutti, siamo al 31-12 quando stiamo registrando questo video. Dietro abbiamo la nostra aiuto regista perché Marco è impegnato a fare altro, giustamente, e la nostra aiuto regista Tania ci sta dando una mano. Poi nei prossimi video comparirà anche lei perché ha delle novità per quanto riguarda il mondo bimbi. Ma non perdiamo tempo, oggi vi presentiamo un nuovo prodotto che è entrato in casa TuttoTech. Stiamo parlando della friggitrice ad aria compatibile con la nostra assistente vocale. Adesso faremo l'unboxing, l'accenderemo, vedremo le caratteristiche, vedremo come scaricare l'app e tutte le solite cose. Ma prima ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma per chi se la fosse persa, ma non penso in tanti, qualcuno si è lamentato pure che dura troppo l'introduzione, ma a noi piace così, vi lanciamo la nostra sigla! Partiamo con l'unboxing, ma prima vi diciamo subito il prezzo. Stiamo parlando di una friggitrice d'aria da 5 litri o 5,5 litri. Il modello è il Proscenic T21 ad un prezzo di 139 euro in offerta attualmente, scontata di 40 euro. Quindi se siete interessati a questo tipo di prodotto, vi consigliamo di acquistarlo subito. Naturalmente vi lasciamo qui sotto il link in descrizione e andate a cliccare, così che sostenete il canale e possiamo crescere sempre di più. Prendiamo il bisturi, andiamo a fare un'incisione. Non vi impressionate, nessuna scatola è stata maltrattata, intanto meno lo scotch in questo video. Solito cartaceo, presente qui nella confezione, manuale di istruzioni. Togliamo i vari pezzi. Ed eccola qui, è venuta fuori dalla sua scatola, andiamo ad aprire insieme, eccola qua! Dimensioni ragguardevoli direi, vediamola un attimino qui davanti, da ignoranti, vediamo un attimino, togliamo lo scotch che permetterà di accedere al cassettino frontale. Il principio della friggitrice ad aria, come dice la parola stessa, è appunto quello di friggere gli alimenti con dell'aria calda, raggiungerà una temperatura elevata, questo concentrato poi in questo piccolo spazio rispetto ad esempio ad un forno farà sì che i vostri alimenti vengano cotti, sicuramente ci sarà una riduzione dell'odore che di solito infastidisce dopo aver fatto un fritto e a detta di molti il fritto viene molto bene. Adesso vediamo un attimino, l'accendiamo e vediamo che cosa ci consente di fare e poi naturalmente la configurazione con la sua app e il passaggio sulla nostra amica domotica. Quello che ci ha fatto propendere per questo modello è appunto la possibilità di poterla comandare con la nostra assistente vocale, cosa non da poco. Sicuramente non può fare tutte le funzioni, dovremo comunque sempre agire manualmente sulla friggitrice, andranno naturalmente messi dentro gli alimenti, però l'accensione e lo spegnimento sicuramente, probabilmente anche i programmi che ci sono all'interno del prodotto. Ok, snoccioliamo qualche informazione tecnica inerente a questo prodotto. Potenza di 1700 watt, capacità 5,5 litri. La temperatura che si raggiunge con questa friggitrice è da 77 a 204 gradi. Sul manuale viene riportato che le impostazioni preimpostate, quindi quelle delle ricette del pannello di controllo, sono patatine fritte, gamberetti, pizza, pollo, pesce, bistecca, torta, bacon. Quindi come vedete già qui abbiamo un ventaglio di prodotti che si possono cuocere abbastanza elevato. Nell'altro foglio presente nella confezione troviamo il solito QR code per poter scaricare l'applicazione, la configurazione e tutte le informazioni per poter arrivare a una configurazione tramite l'app e poi il passaggio all'assistente vocale. Letto un po' il manuale di istruzioni, ci informa che qualsiasi alimento che viene di solito cotto in un forno tradizionale può essere cotto all'interno della friggitrice. All'interno poi del manuale viene riportata una tabella con i pesi e di conseguenza la temperatura da raggiungere e il tempo di cottura. Da totali profani andiamo ad accendere il prodotto. Qui si è illuminato dopo averla
alimentata un tastino blu con il simbolo dell'accensione e spegnimento, premiamo, ha funzione touch, quindi basterà sfiorare e qui si illumina tutto il display con tutte le varie impostazioni dei menu che vi ho detto prima, quelli preimpostati. Quindi qui abbiamo il gamberetto, la pizza, il pollo, il pesce, questo è la bistecca, il dolce e il bacon. Adesso passiamo sul cellulare e scarichiamo l'applicazione. L'app da scaricare è quella che vedete, Proscenicom. Adesso scarico l'applicazione, faccio la registrazione perché sicuramente ci sarà da creare un account e ci rivediamo dopo. Scaricata l'applicazione, facciamo apri. Ci chiede naturalmente di acconsentire a tutte le solite cose che chiedono. Io gli metto consenti quando utilizzo l'app. Vuole usare il Bluetooth, va bene. Vuole inviarci notifiche, va bene. E poi facciamo crea account, come vi dicevo. Perfetto, a questo punto creo il mio account e ci vediamo dopo. Abbiamo creato l'account, ci è voluto veramente poco. Inserite un nominativo, quindi il nominativo dell'account, non del dispositivo. Inserite una mail valida e poi vi create una password. Fatto questo, consentite di aver letto tutta la normativa, l'informativa sulla privacy, eccetera, eccetera. E voilà, in pochi secondi abbiamo creato il nostro account. Adesso facciamo aggiungi dispositivo. Il modello, dovete inserire il modello della friggitrice, quindi andate su intelligente cucina elettrica, perfetto, l'italiano è stato tradotto perfettamente, e inseriamo il modello che è la T21. Qui ci informa che è stato fatto un aggiornamento e che se vogliamo possiamo scaricare la nuovissima app. Diamo la conferma e scarichiamo anche questa. Probabilmente ci dirà di inserire le credenziali che abbiamo inserito prima nella vecchia app della Proscenic e da lì potremo accedere e iniziare a gestire il nostro prodotto. Scaricata l'applicazione, l'apriamo. Solita cosa, accettiamo tutto quando utilizza l'app, consenti, accetta e continua, entra, prova ad inserire i riferimenti di prima e ci rivediamo dopo. Fatto il tentativo di rientrare con le credenziali che avevo messo nell'altra applicazione, mi dava un errore. Abbiamo creato un nuovo account. Fatto questo, vi invieranno tramite mail un codice di verifica, inserite quello e arrivate a questa schermata dove finalmente possiamo aggiungere il nostro dispositivo. Quindi possiamo cliccare o sul più in alto a destra oppure su aggiungi dispositivo. A questo punto clicchiamo su apparecchi da cucina, la T21 che è il modello che abbiamo noi, controllare lo stato della macchina, verifica se il dispositivo e la spia sono accesi, quando il dispositivo è spento premere. Ci chiede, come abbiamo appena sentito, di accendere il dispositivo. Andiamo ad accendere il dispositivo, diamo la conferma, facciamo prossimo. Tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi finché il simbolo del Wi-Fi inizierà a lampeggiare, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Eccolo qui. Come potete vedere sta lampeggiando. Confermo che sta lampeggiando. Qui ci chiede di inserire la password del nostro Wi-Fi. La inseriamo e ci rivediamo dopo. Per una connessione più rapida ci suggerisce di entrare nelle impostazioni del nostro cellulare ed accoppiare il nostro Wi-Fi del cellulare con la rete del dispositivo. Trovato il dispositivo ci cliccate sopra, siamo connessi. Torniamo nell'applicazione e adesso comincia la ricerca del dispositivo e l'inizializzazione. Ci vediamo alla fine di tutto e sperando che vada a buon fine. Il beep ci fa pensare a un qualcosa di positivo, spero. Trovato! Completato al 100%, ragazzi! Non voglio menzionare altri prodotti, ma qui tanta roba! Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Clicchiamo su completa. Perfetto, abbiamo la schermata che ci indica tutto quello che vi dicevo prima, tutte le tipologie di prodotti che si possono cuocere all'interno della friggitrice ad aria, il programma che ci dà un orario programmato
Si può dire anche di mantenere in caldo per tot tempo, la temperatura di cottura, il tempo di cottura, spegni, accendi ed iniziare. Io direi di passare sulla app della nostra assistente vocale e riuscire a far commutare questa cosa anche dall'altra parte. Entriamo nell'app della nostra assistente vocale, andiamo alla ricerca della skill corretta per poter azionare il nostro dispositivo ed è la prima, Proscenic. Facciamo abilita all'uso, confermiamo che diamo l'autorizzazione, il tuo account Proscenic è stato collegato. Scopri dispositivi, l'ha trovata signori, un dispositivo trovato e connesso, configura dispositivo, il dispositivo T21 è configurato e pronto all'uso. Quindi per dargli il comando, come leggete, spegni T21, noi magari cambiamo il nome, visualizza, eccolo qua T21, ma siccome il nome non mi piace, lo cambiamo in friggitrice, suggerimento dalla regia, e adesso facciamo la prova. Accendi friggitrice. Spegni friggitrice. Il prodotto funziona egregiamente, si accende, si spegne e poi vedremo se si può fare qualcos'altro. Nota importante, ricordatevi di togliere la plastica all'interno prima di utilizzarla. Per poterla aprire basta semplicemente premere in avanti col pollice, per poterla separare dal suo contenitore premete questo tasto e troverete solamente la griglia nella quale poi verranno riposti i cibi. Quindi avete sia questa che il contenitore. Per poterlo rimettere l'appoggiate, si incastra e la reinserite all'interno. Ecco fatto. Abbiamo effettuato tutte le procedure, come avete visto è stato molto semplice, sinceramente non me lo aspettavo, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che l'app si è configurata immediatamente, hanno poi dato l'informazione che c'era una nuova applicazione con delle nuove funzionalità, quindi scaricata quella. Siamo passati poi sulla nostra assistente vocale e anche lì, sorpresa, abbiamo trovato la skill, certo. Naturalmente se viene dichiarata che è compatibile con la nostra assistente vocale ci deve essere per forza la skill, però sono rimasto piacevolmente sorpreso. Per adesso facciamo questa prova, appunto abbiamo fatto questa prova di accensione e spegnimento, vediamo se c'è la possibilità anche di dare il comando magari sui vari programmi, quindi di dirgli imposta il programma pollo per dire, o patatina fritta. Le istruzioni comunque sono molto minimali, anche perché diciamo che gli alimenti, da quello che abbiamo capito, vanno in base al peso e da lì vi dicono, in base alla tipologia di alimento, peso e tempo di cottura e temperatura. Questo è il must per poterla utilizzare al meglio. E più avanti vi faremo un video dove vi faremo vedere come cuoce. Per adesso dobbiamo ancora testarla. Qui sotto trovate in descrizione il link per poter acquistare questo prodotto. Vi ripeto, per adesso è scontata di 30 euro. Quindi la trovate al prezzo che vi ho indicato all'inizio, 139 euro. Più avanti o quando vedrete il video, questo sinceramente non lo so. Vi auguro che sia magari anche di più in offerta. Io direi che per questo video è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto e abbiate trovato interessante l'argomento e ci vediamo al prossimo. Ciao!